Alberello a metà. E che è uscita? No, no. E dai, mami! Stai facendo del regista, bravo. No, intanto devo fare un po' più fatica, che adesso non possiamo fare il video di 3 ore. Ramo a ramo. Questo non è a ramo a ramo. A ramo a ramo. È tipo ombrello. Ci dai una mano? No. A me piace quello lì, effetto innevato. No. Capito? Quei rami... No, no, non piace. Non piace. Dai. Non mi piace. Questo vedi, si deve aprire a stilla. Ah, ho capito. Questo è un tutorial un po' scuro qua la situazione. Non si vede niente. Perché non stai riprendendo bene? Allora, questo è l'alberino, solo lucine, però le devo aggiustare. Praticamente io oggi è 9 dicembre, perché noi di solito non riusciamo mai a farlo l'8, in quanto l'8 è il mio onomastico, il compleanno di Dino, e quindi lo facciamo prima o lo facciamo dopo l'8. E adesso ci devo aggiustare tutti questi punti luce messi meglio, e poi iniziamo con la decorazione. Allora... quest'anno abbiamo deciso per l'argento e l'oro, non è ancora finito, sono le 3:30, non è ancora finito, però sto cercando di metterci qualche pallina in più. Una delle mie preferite è questa qui, con la Torre Eiffel, con il cappellino di Babbo Natale, poi ci sono queste qua stelline e questa qua bellissima con questo angioletto. Poi questa colombina e tutti gli angioletti, insomma. Mi piace un sacco l'abbinamento argento e oro. E... ah sì, vabbè, quello è per la spazzata, che stanno cadendo milioni e milioni di aghi del piccolo pino finto. E quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo deciso di fare l'albero in cucina, perché la stanza dove lo facevamo gli altri anni veniva quasi sempre chiusa. E quindi non si respirava per niente l'aria di Natale. L'anno scorso, prima di andarmene per Londra, l'ho fatto qui e non me lo sono proprio vissuto. E quest'anno quindi non vedevo l'ora di rifarlo. Mamma, salutaci. Bye bye. Oggi abbiamo fatto l'alberello. Come vi dicevo, come vi ho detto forse già durante l'albero, l'allestimento dell'albero, noi di solito in Italia, penso a Napoli, non so, l'albero si fa l'8 dicembre, però quest'anno solitamente io cerco di farlo prima dell'8 dicembre, perché l'8 dicembre è il mio onomastico, ma è anche il compleanno del mio fidanzato, e quindi solitamente festeggiamo, andiamo a pranzo fuori, a cena fuori, oppure comunque stiamo con i parenti, e quindi non abbiamo il tempo di fare l'albero. Però visto che sono andata in montagna, poi comunque appena sono tornata sono stata in giro per il regalo a lui, non ho avuto il tempo di fare l'albero, e quindi quest'anno l'ho fatto il 9. Se non lo riesco a fare l'8, come sempre non ci riesco quasi mai a farlo l'8, lo faccio tipo o prima, ma veramente è raro che però succede che lo faccio dopo. E poi vabbè, abbiamo messo varie decorazioni, quelle poi vi farò vedere, perché in realtà non sono ancora finite, ne dobbiamo comprare ancora una per il portoncino, una per bello smaltino, una per il portoncino, una per uno specchio e un centro tavola. In realtà vorrei mettere qualcosa anche nella mia cameretta, che è tutta sui toni del rosa, però io qualcosina di Natale lo devo pure avere, non ci posso fare nulla. Allora, se vedete questa luce sparaflesciata, è perché c'è appunto una luce che ogni tanto io uso per i video, ma la sto usando anche adesso perché veramente, non lo so, troppo cupo, non riuscivo a fare una ripresa decente.
Ragazzi, vi volevo chiedere una cosa, ma voi quell'aggeggino che si trovava una volta da Ikea, quello per fare, come si chiamano, i cappuccini, quello lì elettrico che costava 2 euro, che aveva, tipo, vibrava, insomma, era tipo un accendigas. Però si azionava e questa rotellina vibrava e faceva il cappuccino. Io non lo riesco a trovare più e lo voglio assolutamente perché voglio provare a fare il cappuccino con il latte di soia e il chai tea latte. Cioè, praticamente il chai tea, che è un tè particolare, unito con il latte, che ormai utilizzo soltanto vegetale o di soia perché sono intollerante. E farci un bel cappuccino. Però non trovo l'aggeggio. Come cacchio devo fare? A me piace che tipo viene bello pannoso. Almeno mi faccio fesso il pensiero. Voi dove li comprate queste cose per fare i cappuccini? Io le voglio. L'IKEA non ce l'ha più. Uffi. Domani ci sarà il vlog con le mie amiche perché mi vedrò con loro, le quali la settimana scorsa non sono volute apparire, ma domani non avranno scampo. Siete tutte avvisate. Comunque vabbè, appunto, penso che questo vlog lo termino così, perché insomma adesso andiamo a casa, ceniamo, mi vorrei vedere qualche bel filmino di Natale. Ciao!